Impegno in trasferta per l'Athletic Club in questa domenica mattina. Siamo a Carini. La sfida di questa terza partita dell'Athletic, dopo un inizio molto esaltante, vedrà sfidare il Mistral in tenuta arancio in una giornata molto calda di questa domenica. Tanto che arriva proprio adesso, quindi si comincia il primo possesso della gara è in favore dell'Athletic. Gioca pallone perso, contropiede, occasione Athletic, supera il portiere, gol dell'1-0 di Corsetti. Vantaggio Athletic. Prova la verticalizzazione, molto interessante lo Sciarrata, non può arrivare. Quindi si riparte dal fondo, ma l'Athletic spinge e spinge davvero tanto. Spazia lungo la linea di metà campo, preferisce accorciare. Ora possesso Athletic, la sponda per Corsetti, mette il pallone in mezzo, importantissimo per il colpo di testa di Sciarratta. Si inserisce, pallone in mezzo per Marone, può provare la conclusione che vale il gol del 2-0, doppio vantaggio Athletic, segna con la numero 7 Marrone. Marrone prova a girarsi. Arriva Lario con esperienza, mette il pallone fuori e rimessa laterale. Marrone, pallone in mezzo, può provare la conclusione, vale il gol del 3-0. Segna Bevilacqua, il tris dell'Athletic. Amministrazione dell'Athletic, grande il rischio, quindi contropiede, la risposta miracolosa di Cagnina, che parata, si fa pure male. Corsetti prova a girarsi, contro due, raddoppiata, perde la sfera. Si riparte col pallone deviato, conclusione a giro, pericolosissima, l'ottimo intervento di Purpura. Manca pochissimo alla fine del primo tempo di gioco. Alario, bello, passaggio in orizzontale, conclusione deviata, doppio intervento di Cagnina. Tire, ancora Comito, bello il lancio verso Mancuso, deviato. Ci riprova ancora Comito. Recupera la sfera, mette il pallone in mezzo, pericolosissimo per il gol del 4-0 in favore dell'Athletic. Segna Marrone, il gol del 4-0. Botta, non c'è nulla, si può continuare. Alario, temporeggia, serie di finte, allarga bene, la rivuole ancora Alario. Pensa alla conclusione, la risposta. Marrone, Marrone, mette il pallone in mezzo dove non può sbagliare Mancuso. 5-0. Ne finisce fuori, ma c'è il tocco, quindi calcio d'angolo a favore dell'Athletic. Pallone in mezzo e la rete di Marrone. Cala il tris in questa partita magnifica. 6-0, vantaggio dell'Athletic. Si riparte da fondo. Cagnina, Bevilacqua, vuole il filtrante, non arriva il movimento, pallone deviato da Lario, parte in contropiede, raddoppiata, prova la conclusione, finisce fuori. Corsetti, stesa, si può continuare, forse c'era fallo, c'è vantaggio, Bevilacqua in mezzo per il gol di La Mattina, 7-0. Proprio Sciarratta servita, mette in mezzo per il gol, stavolta sì, di La Mattina, è arrivato, l'avevo chiamato poc'anzi, il gol dell'8-0 a favore dell'Athletic. Possesso dell'Athletic e ancora un'altra rete, stavolta segna Bevilacqua. Fa subito la giocata, recupera il pallone a Lario, allarga, pallone in diagonale, poi ha provato di tacco a Lario sulla ribattuta, la presa sicura di Cagnina. Piato, ancora occasione sulla tentativo di Sciarratta, la sfera viene deviata e rimessa.
Alta deviazione, poi ci prova Marrone. Giornata grandiosa la sua per il gol del 10-0. Altra rimessa, sempre in favore dell'Atletic. Siamo ormai agli sgoccioli. Mancuso! 11-0! Dominio assoluto dell'Atletic in questo secondo tempo. Finisce qui la partita, 11-0! Dominio dell'Atletic, una partita comunque all'insegna della sportività, molto corretta, molto pulita, nessuna protesta, tutto è andato come doveva andare, soprattutto per l'Atletic, in questo impegno della domenica, molto favorevole. Ci rivediamo alla prossima, grazie per averci seguiti, una buona giornata!